Oh, dovete mettervi però uno nel bagagliaio o vi prendete in braccio. Ah, boh. È da due questa. Sì, nel bagagliaio, non in braccio. Ah, bagagliaio allora. O Sì, prendi un'altra non in macchina, braccio. semmai. O prendi questa, ma Lui c'ha la sua. questa non è di Lucio? Ah, sì, è su, a posto, a Oh, posto. di... No, no. Ecco. Ok, esco dalla radio, a domani. Bella Jäger. Sì, cambiate, eh. Non fai strada? Sì, tu? Sì, abbiamo incontrato pure delle... Siete dei nostri, siete dei nostri in città, non sapevano la radio, cazzo. Sì, vabbè, ce l'avete detto. Sì, tu che fai? Vai, Yussi. Avete qualcosa da fare? Poi andiamo a cercare, stiamo cercando i rossi in città per spararli. Meno male che i tipi hanno buona mira. Cercando i rossi per spararli, Ah, sì. scappare. Mi sa che hanno sfiorato te. Ma quando ho iniziato a sparare io pensavo che sparavano un po' a tutti, io ho detto cazzo, mo c'è da sparare. E invece ho visto, sono atterrati solo due, ho detto stai calmo, Frank. Non ho detto che volevo entrare nella gang, infatti se ti ricordi cosa gli ho detto nella live della natazione, poi ognuno si fa le RP che vuole. Ma cosa sentire, hai detto che volevi entrare nella gang? Claudio. Dove è andato? Cioè, qua avanti. Vabbè, Andre, fai come ti pare, non sei obbligato a starci. Cazzo! Tra destra, dietro, Mamma dietro. mia, è distrutta. No, Dai, sali dietro. Buon cazzo, sono mezzo rotta, distrutta. Siamo dietro dai, dei c'è rossi, manco ragazzi, Wolf. ragazzi, venite. È l'unico il Raga, portabagagli. niente con la pistola, andiamo un attimo a casa e prenderlo. Ah, si può? Sì. Vai. L'hai visto il GPS? Dai, chi tiene le chiavi? Dove c'è Sì, andare? è al centro impiego, là. Centro Ci stanno impiego? pure Alex e... No, no, Sì. andiamo al No, negozietto due prima cose. che... Mettimi il punto però. È una o due poste più veloci, cazzo. Io non vedo. Mettimi il punto te, Lucius. Alle a casa non ce ne sono. Vestiti Genna. Ce l'ho già pronti io. Franco 81. Cazzo è fuori. Scappate, 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 in macchina scappa! Non devi ammazzarli! Via, via che sento spari. Scappate, scappate. Ragazzi, era sparare mentre camminate, si hanno preso la scappare. rosa. Sono i miei a Non potete sparare, li vederlo sento se... radio. Fermata. Ora tolgo la radio. Chi sta scappando? Quello con l'arma? Sì. Scappa, scappa, dove pulito, si la scappa? fonda. Scappate a piedi, raga, tra i palazzi, scappate. Infatti quello sono. Ehi Guarda, pazzi! raga, no. Siete voi? Sì, siamo noi. Ok, io ho ragazzi che stavano dai verdi, siete scappati? Sì, posso. Io Dove Frank, vado? Non prima di... fatevi ammazzare. Frank, me ne stai andando? Sì, esco Sì, ora. ok. Cioè, vado a bere una Dammi... cosa con i Passami... ragazzi. Passami la pistola. Hai una pistola, vado. Ecco, mo te la passo, mo te la passo. Perché stai nel bagagliaio? Numero? 962. Io ragazzi, scappate voi. A Volete posto. una macchina? Ti prendo domani. A domani, bella ragazzi. Vado a fare. Non fatevi ammazzare. Io ragazzi, dove siete? Ragazzi dei verdi. Io sto scappando, non so, io sto in auto, prendi in auto e scappa, Ok, vieni. esco dalla radio intanto. Altro? Dove sono gli altri? Non lo so che ho fatto Oh, ma perché L è detto che morto. stanno qua. L è Provo morto. Pensa che è morto, non lo so. Che non...
Io ho urgenza di depositare anche. Volevo. Pronto? Oh! Dove state? Stiamo qua in zona, amico, che questo siamo andati a vedere il fatto dell'affitto della casa. Dove state voi? Stai al centro impiego. Ah, no, stiamo più avanti proprio. Dove si affittano le cose? Andiamo un attimo. Ah, ciao, belli. Ciao, ciao. Bella Sonny. Ciao. E l'altro? Sì. Come si chiama sto brutto? Chi? Come ti chiami? Io, Jimmy. Jimmy? Ah, pensavo che assomigliavi a un amico mio italiano, si chiama Felice. C'avevi la solita voce da coglione. Salve. Ma io sono Jimmy, detto Felice, perché ho cambiato identità dall'Italia. Ah, per quello che era successo, ti ma tutte le volte ti cambi, no, che era successo? Ah, sì. Il casino. Ah, il casino alla chiesa. Hai cambiato il nome, quindi. Sì, ho preferito cambiare. Tanto stiamo in America, chi ti conosce? Tu sei fatto bene. Giallo. Oh, e sei appunto i ragazzi. Sei il famoso bello giallo. Giallo giallo. Quanto vanno dato? Quanto vanno dato la gang lì? Pesciolino. Pesciolino. Genna, quanto vanno dato? Non ho capito bene. 15k. 15.000. 15.000 e 10 canne a testa. Sì. Capito? Cosa vi siete sognati voi? Magari se c'eravate voi ne davano 10.000 un po' meno. Ecco. Vabbè, stavamo per morire. Perché non siete venuti? Ma te l'ho detto, non voglio magari rischiare o cose così. No, vabbè, però abbiamo rischiato, eh. Sono partiti due colpi, hanno ucciso due persone a caso. Cioè, persone non a caso. Erano persone, a sentir loro... Li hanno traditi. Sì. Ma senti la cosa, Frank. Sì, sì. Dimmi. Che potrebbero interessare, so poche, non so tante, però qualche canapa. Canape, sì, devi vendere a loro. Cioè, se le porti là. E devo capire bene ora come funziona quella cosa. Fammi sapere in caso. Sì, se no c'è il tizio che gliele puoi vendere. Già imbustate le puoi vendere. No. Foglie e basta. Foglie e basta, non so. Le foglie sì, al tipo fuori dall'import. Ah, ok. C'è un tipo automatico, diciamo. Ah, quello fisso, diciamo. Mi ha dato un passaggio. Guarda, in banca. Comunque con sta storia del bere è una cosa assurda, ci sembra esito, no? Sì, a parte quello, sembra già una gang completa, guarda qua. Siamo già in set. Vedi che faccio. Facciamo gli arancioni. Comunque ora, sapete, io ora frequento quei ragazzi lì, quindi a tempo perso ogni tanto se volete qualche lavoretto così. Niente di che vi blocca, eh? Tanto lo sapete. Io stavo valutando il poliziotto. Ma fa il culo. Vabbè, per ora non lo sei, quindi. È vero? Ci stai pensando? Chi lo sa? Vedremo. Tu sei il primo che conosco. Attenzione, io ti sento però, Sento. Oh, mettete in time out. Un attimo in time out, Andre, dai che si calma un po'. Bella Enco. Sopra la testa, vedi? Vieni Enco. Siamo su code. Non so, non sviro ancora. No, ragazzi, mi date un passaggio in banca. Non c'è neanche intenzione. Sì. E dopo chiudo gli occhietti. Va bene. E... accompagno Lucius in banca. Aspettate qui o andate a qualche parte? Se volete andare, lo aspettiamo un po'. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Aspettatemi qui, guardalo. Sì. Eh? Che mi chiamo? Aspettate un attimo io.
Gennaro, scendi anche te? Sì, sì. Vai. Ciao Jenny, ciao Lucius. No, aspetta, aspetta, mo tu. Ah, ok, ti aspetto. Oh là là. Guarda quel schifo, luce sulla banana. Vai a nanna. Vai a domani. Bella Lucius. Ci sentiamo, penso martedì, dai. Va bene. Fai una bella nottata, eh? Ciao ragazzi, fate bella Lucius. Insomma che tizi là, eh? Porco Dio. Mamma mia. Cazzo, però non è... ma dovevamo fare uno scambio, non è andato per niente, cioè, dovevamo fare questo scambio qui, niente, non l'abbiamo portato a termine. Non so nemmeno che di che si tratta, capito? Insomma, dovevamo fare un bello scambio, difatti hanno fatto un prezzo alla gang basso. Oh, la macchina, cazzo. E ha attirato molte gang per fare questa roba qua. Siamo andati a fare una roba là. E purtroppo però non è andato a buon fine. Comunque è gente in gamba quelli per cui lavoro ora. Tutti simpatici, tranquilli però adesso. Non ho trovato nessun coglione. Sì, sì, no, ma infatti vabbè, non so se l'avevi mandato tu perché tu stavi un poco più avanti di loro. Quando ci hanno visto col camion si sono fermati. Sì, me l'hanno detto. Chiesto, sì, sì. No, difatti dopo hanno detto, ma mi hanno chiesto se erano lavati con me per caso. No, ma Frank, ma che ti sei rifatto le labbra? No, sono un po' invecchiato, se guardi... Ne ho un po' di refilo, ti vedo un po'... Vabbè, l'America, ragazzi, l'Italia... l'America cambia un po', eh. Non morire, io... raga, dovremmo avere una macchina dai più posti, però... Non avete auto voi? Io sì, vabbè, Gennaro ce l'ha bloccata in mezzo alla strada. Io ce l'ho fatta questa nera posti. Che l'ha combattuta Mosogno, i quattro posti. È vero? Sì, ma quattro posti. Quanto hai pagato quella lì? 28 e... più o meno, 28 e qualcosa. È bella. È fatto bella, bella quella perché più, è arrugginita. Diciamo quella un po' più economica. E questa mia 20.900, vabbè. Un po' sportiva invece così. Quattro posti. Oh Franco, ma ti volevo chiedere, ma tu sei mai venuto a vedere qua le case in affitto? No. Come sono messe? E ora però quanto costano? Quanto costano? No, no, perché... Cioè, tu ti ricordi quando noi siamo arrivati in America? Se tu ben ricordi. Sì, sì, eravamo già accanto venuti. Accanto al tabacchino avevamo sì. Una casa. Sì. E poi ci hanno, diciamo, trasferito. Non ci sono più quelle lì. Non ci sono più. Però io venendo qua, mi sono ritrovato la casa affittata qua. Senza che ho pagato a nessuno. E cazzo. E un occhio pure tu. E cazzo. E dov'è? Qui vicino, a piedi? Qua, 5 metri. Qua, aspetta, chiudo la macchina. Vai. Sonny, l'hai chiusa l'auto? No, no. Non l'hai chiusa. Te sei un barbone proprio. No, perché mi interessava il fatto che giustamente Jimmy mi ha detto no guarda lì l'affitto è economico, ho detto vabbè allora andiamo a vedere. Ma ce l'hai? Sono arrivato qua, ce l'hai già? Avevo già il mio civico. Ma non credo, per sarà da pagare poi. No. Ma come va in giro vestito? Mamma mia. Vai, tutte le ragazze dicono che sono un figo io. Appartamento, fammi dare un occhio. Io ho il 222 già. Ah, posso affittare a un... Sì, però pago, affitto. Io invece no, cioè, capito, non so come spiegarti. Vabbè, un dollaro mi dà. Sì, no, sì, ma un non dollaro. Era per quello, però dico, capito, io sono venuto qua, cioè c'avevo l'appartamento. E qua, credimi, non sono mai venuto. La prima volta sono venuto ieri con lui. Vabbè, tanto ora non devo metterci niente, però ci vengo a posare le cose. No, ma ho visto il deposito, è poco e niente, 2 kg massimo.
Lo siete fatti il 2 kg e basta, no? Infatti sì, sto tenendo la canava per il momento. Ah, sia mai che... Lo siete fatti un walkie talkie. E questo? Lo sceriffo qua. Messicano sceriffo. Questo è Ettore. Sì. Ettore. Sombrero. L'avete, Sonny, ve lo siete comprati i walkie talkie? No, io ancora no. Io da poco sono arrivato. Da quant'è che sei dentro? Fa... La macchina è Sonny. Penso. E tu l'hai fatto il walkie talkie? No, no, ancora no. Quindi com'è il tuo nuovo nome, scusami? Io sono abituato Jimmy. A Felice. Ma Jimmy è il nome... Cioè, sei riuscito a passare... Per gli amici Felici, per gli amici Felici. Sì, sì, sì. Felice, ma... Ah, perché lui si è sempre chiamato Jimmy, però da quello che ho capito ha dovuto cambiare il nome in Jimmy, in America. Sì, ho avuto degli agganci che mi hanno fatto cambiare il nome. E Alex? È rimasto Alex? Sì, sì, perché alla fine sto coperto, capito? Coperto. Alex, fatti una sigaretta. Stai tutto stressato. Sì, sto male. Sta agitato, Andiamo da Gennaro. E dormi, vieni qua. Allora, Agena, è bellissimo. C'è un barbone accompagnato da un altro. Tutto barbone, bene con gli azzurri, ragazzi. È un po' dura, però. Come cazzo? Perché noleggiare casa quando ci sono le panchine? Effettivamente. Noleggiare, scusate. Però, dico, walkie talkie dovete farveli, raga. Ma pure una bella. Almeno quando siete in giro vi potete cosare. Vabbè, ci avete anche il telefono. Hai detto la mia esperienza. Il giorno dopo voi, più credo sia tu il torto, ma alla fine è un game. Però magari se hai fatto un fail e non insiste, vai a parlare con K. Ci ho già parlato, oggi non c'è. Un euro. Io sono nativo. Sono un attimo fuori a fumare la sigaretta. Se andate a qualche. Ok. Sì, è un attimo il rilassamento. Nel caso dobbiamo prendere e portarlo in macchina. Ma che cazzo fai? È un po' di allenamento. Ma come sei vestito male, veramente? Ma... Cioè, te lo giuro, il più brutto... Se io dovessi scegliere un vestito, il primo che prenderei, ti dico la verità, è quello di Fuggiano, se devo scegliere. Le scarpe, però, avrebbero scelto anzi quelle di... Cioè tu parli a me che sto vestito brutto, che c'hai la canottiera bianca. No, ho detto poi di scarpe che non no, che non hai capito. Ho detto se stile. Ho detto se dovessi scegliere di chi è vestito meglio, prenderei il tuo. Subito dopo brutto, no, non hai capito. È più bello. Subito dopo lui, terzo lui e quarto, scusami, io che non ce la faccio. Ma perché Jimmy non ce la vedendo di come sei vestito, tu l'eleganza non sai come sia. No, l'eleganza è vero, non ne ho. Insomma, che combinate per adesso? Siete entrati da poco. Fatta la pennichella? Sì. Si dorme bene, però. Certo. Guarda, la polizia arriva. Bro. Scusa. Ecco lì. Alzare, ma... Non è che ti conviene più tanto. Per tu non c'ho più la pistola. No. Ehi, agente, com'è? Salve. Buonasera. Lo facciamo qua? Sì. Niente. Quattro chiacchiere. Quattro sì. Chiacchiere fra amici. Sì, amici. Vado un attimo a casa. Vai. Guarda quello. Anzi, quello più illegale è scappato ora. Ah, perfetto. Vada a prenderlo. Noi siamo bravi ragazzi. Scemo. Niente. Succede che quando siamo arrivati. Hai visto? Cioè, eccoli. Lui è scappato. No, è scappato subito uno dei nostri. Uno dei vostri. Uno dei nostri amici. Così è detto meglio. Secondo me lo mandiamo 10-20. Che combinate di bello? Lo stavamo passando di qua, abbiamo sentito eccoli. Insomma. E dice.
Ah, siamo puliti, gente. No, no, perché si stava scherzando, non voleva... No, no. Niente di che. Siamo giovani ragazzi, siamo... simpatici. No, ma anche perché siamo arrivati da poco in città, quindi non... Ah, perfetto, allora dai, non vi mettiamo tutto... No, però almeno facciamo... Ma ah, lui però è un po' che in città, parte. Eh sì, guarda, ieri notte. Un po', un po' troppo. Invece lei da quanto è che ci dà? Io poco, oggi sono arrivato. Ah, perfetto, voi invece? Anche io oggi. Ah, dai, dai, allora dai, vediamovi. Ciao. La faccia sulla polizia, ecco. Ma sì, perché siamo bravi ragazzi. Faremo niente di male noi. Forse quello là con il vestito nero, forse è un po' che qua. Da 2 settimane. Ci parlava anche di cose illegali, non lo so, lo trollerei io. Cosa? No, ma anche. Scherziamo, polizia, stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Lei è quello di Ezio, ragazzi, ci divertiamo fra amici. No, no. Una domanda, scusate, agenti, parcheggi così vanno bene? Come abbiamo messo le auto? Allora, qua no, perché ti dico la verità, cioè non me ne frega un cazzo. Ma rintraccia il traffico. C'è la striscia rossa. Ah, ok. Ma tipo qua dove non c'è la striscia rossa, sì, va bene. Ok. Ah, ok. Dove c'è la striscia rossa, no. Allora la sposto su, la metto un po' più avanti. Non c'è problema per adesso, lasciala pure qua. Ok. Ma siete poi... Vedo una divisa verde. Verde? La vedo male io, ragazzi? Sì, mi sa che... Verde? Devi è nero? Un pochettino... deve essere... Ti consiglierei un oculista. È un po' verde scuro, no? Collega, ma se io premo il muscoletto Formula 6, a me non mi apre più... C'è il servizio. Andiamo. Caccia addosso. Vabbè, c'è niente illegale, se... Avete qualcosa da fare, andate. No, 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 che andate, aspetta un attimo. Ah, ma è quell'altro, mi sa. Appunto. Ma non so dove è andato. Ma no, noi non lo conoscevamo quello là. Voi conoscete, ragazzi? Ma... No, no, io no. Ma che è scappato, da muovere. E se uscite qua? No, niente. Niente di che, niente. Tutto bene ragazzi. Che succede qui? Niente. Il borsello bianco che era qua con voi. Là, guarda, lo sta interrogando. Sta chiacchierando il vostro collega. Ah, ok, perfetto. Ma chi è quello poi? Boh. Era amico vostro? No, no. Ma è quello? Perché? Ma stava dormendo sulla panchina. Ah sì, infatti, stava lì sulla panchina. Era un barbone. Vieni vicino alla volante, ragazzi. Vada vicino alla volante. Ma devo per forza. Venga vicino alla volante, non l'ho visto un'altra volta, eh. Dai. Vabbè, ma non sono stato... Oh, madonna. I soliti controlli, giusti da fare con questa gentaccia che va in giro. Bravi. Sì, sì. Che fanno? Vi dà il documento 5 minuti. Subito. A me. Se posso dire la tutta, dormiva su quella panchina, quindi... Non lo so, potrebbe essere un barbone. Perfetto, le do il documento, aspetta un attimo. Certo. E mi diverto troppo anche. Dai, cosa fate di bello in città? Cosa devi fare? Racconta. Sto guardando un po' attorno. Racconta, Jimmy. Giusto così per sapere. No. Cioè, per il momento a me piaceva fare ad esempio il concessionario. Bello. Sì, infatti no, stavo provando anche. Mi servirebbe un altro. Sì. Per questo volevo, perché servirebbe un po' di personale. No, comunque ci arriviamo tutti dall'Italia, gente. Siamo un gruppo, sì. Stavamo in un'altra città tempo fa e ora ci siamo spostati. Siamo venuti a visitare un po' l'America. Controlla. Bello qua, Sì, ma anche lui garantisco per il ragazzo, tranquillo, è con noi. Bella quella America. E io spaccio droga? No, però... Ok. Il signore c'ha un bel po' di materiali, un costello, una di
Ha un coltello? Sì, sì. Un po' di pesci tirati dietro i pantaloni. Pure i pesci. No, no, i pesci. Ma un po' di tutto. Posso abbassare? Sì. Bellissimo. Grazie. Arrivederci. Buona serata, buon lavoro. Buon lavoro, eh? Sì. E mi raccomando, combattiamo il crimine. No, fangu. C'è sempre da divertirsi, ragazzi. Dai. Tutto a posto, no? Sì. Non romper cazzo. È perché ti hanno visto dormire sulla panchina. Ecco. Mettiti intera, proprio le attiri un'altra volta. Apposta, così proprio. Ah, io non conosco. Tutto bene? Sei svenuto? Sì. Come... Andati. Hai visto tutto a posto, come sempre. Sì, siamo scorsi tutto tanto. Con sta macchinina che famo? Una la portiamo in giro normale? Che cosa? Ecco, una che non c'abbia sti colori, che non si sa mai. Colore della gang. Lo so, però. Non so quanto ti conviene andarci in giro pure da. No, ma io dico, chiunque mi ritrova e dico, no, ma che gang? Non faccio mica parte di una gang io. Aspetta che sta passando la volante. Di cosa fai parte tu? Sei un bastardo. Ma quelli si sono fermati sempre per lo stesso motivo, perché comunque sì. È sentito? Le corde alte. È vero. Ora mi sto sussurrando, infatti. Ha sentito dire eccoli. Ma tanto si fermavano a fare un controllo lo stesso. Vai, alza le mani. Ti sentivo quando vuoi rifare come prima? Certo, andare sì. Giusto nessuno. Cazzo, c'è un coltello, gli devi dar tutto. Tanto non c'ho niente. Pure se controlli c'è sta niente. Ma mi sa che rimane in mutande ora. Allora. Che è vestito meglio adesso? Parliamone. Anche era amico nostro. Cazzo. No, il sindaco. Bene. Ah, signori, io vado. Ci becchiamo settimana. Magari anche domani. Sono ore e meno. Ciao ragazzi, a domani. Buonanotte. Ciao Marco, buonanotte. È un piacere. Bella Gennaro, buonanotte. Buonanotte.